passaggio da analogico a digitale. Come? Le imprese artigiane possono e devono diventare digitali? Perché? Per rispondere a queste domande e far toccare con mano il mondo digitale è nato Faberlab, una vera e propria officina del futuro. Faberlab è la risposta che alcune confartigianato del territorio lombardo, cioè Varese, Lodi e Mantova, hanno dato al tema strategico del passaggio dall'analogico al digitale delle imprese. È un progetto che si concretizza in un luogo dove di fatto queste realtà territoriali concentrano le loro attività dedicate al tema del digitale, cioè concentrano attività di sensibilizzazione, formazione, ma anche di laboratorio, di sperimentazione, offrendo questo spazio alle imprese ma anche a tutto il territorio, quindi a progettisti, studenti, innovatori, makers, curiosi, cittadini. I vantaggi sono immediati: chi è digitalizzato aumenta le proprie prestazioni, sale di competitività e i ricavi sono maggiori dei costi. Se poi si guarda all'export, le imprese digitali hanno una capacità di esportare i propri prodotti del 200% superiore a chi digitale non lo è ancora. E questo non vale solo per le grandi imprese, ma anche e soprattutto per quelle piccole. Artigianato e digitalizzazione sembrano due termini in contraddizione, in realtà non è così. No, non è così, perché riteniamo che oggi che Confartigianato e le imprese artigiane su questo tema debbono essere pronti, e la Confartigianato, ritenendo un obiettivo importante informare le nostre imprese, sta creando una serie di laboratori che verranno presentati al più presto, dove andremo proprio a portare queste tecnologie alla portata delle nostre imprese artigiane. Com'è la situazione nel Mantovano? Le imprese che voi avete come socie capiscono l'importanza di fare questo passaggio, oppure ancora sono legate un po' alla tradizione? Beh, se vuole che sia sincero, ancora qualche difficoltà c'è. Riteniamo che le aziende nostre, bravissime, competitive, in questo momento però fanno fatica a spostarsi dalla tradizione all'innovazione. Però riteniamo che sia un passaggio fondamentale, esclusivo, e deve esserci, non ci possiamo tirare indietro.